Buongiorno a tutti. Oggi un'amicizia nata su YouTube con l'artista Giancarlo Rigucci mi ha portato a Siena e ora andiamo a visitare la sua mostra in Palazzo Patrizi, nella Galleria Comunale Olmastroni, e questo è l'ingresso. Ora c'è da dire che la Galleria Comunale si presta molto bene alle esposizioni, è ben fatta, è una serie di cunicoli adibiti e corridoi adibiti a sede espositiva ed è ben tenuta ed effettivamente è un bello spazio nel cuore di Siena da sfruttare per le mostre, e qui devo dire che effettivamente il Comune ci riesce benissimo. E Giancarlo nel frattempo ha fatto anche una cosa molto saggia rispetto all'esposizione delle sue opere, che ha scelto un'esposizione molto ariosa per dare un giusto risalto ad ogni singolo lavoro. Il paesaggio in questo caso è veramente stravolto da nuove prospettive, perché si avvolge su se stesso, va a cercare dei vortici, va a creare dei vortici e delle circonferenze, e quindi tutto aspetta e tutto prende un nuovo rilievo e un nuovo risalto rispetto alla visuale che siamo abituati a vedere comunemente. Qua siamo nell'ultima sala, dove i toni del paesaggio e le prospettive hanno ha avuto un drastico ritorno alla realtà e al realismo, che lui interpreta con olio o con acrilico. E adesso non posso mettervi la lunga chiacchierata che abbiamo fatto, ma effettivamente dai suoi racconti si percepisce che le pitture sono proprio delle vere e proprie storie, cioè un immedesimarsi nel luogo che è stato dipinto. Parte con l'intervista, che sono io che ti devo dire che mi devi dire. Sì. No, niente, io sono venuto a vedere la tua mostra molto volentieri, ho dato la mia idea di come mai questi paesaggi sono concentrici. Sono preoccupato. Ecco, quindi niente, come nascano? Domanda semplice. Nascono con la storia che quando fai, dipingi da tanto tempo, quando fai i soliti paesaggi, quindi con la prospettiva con un uccello normale ti scocci, no? E poi ti viene male, poi ti arrabbi. Allora, che ho fatto? Ho pensato, una volta che ero dentro un outlet, che c'era una, come si posso dire, una piazza dentro con le colonne, e pioveva, io stavo sotto le colonne, dall'altra parte c'erano le colonne, ho fatto le colonne, diciamo che crescevano. Tutto, giravano intorno, e il quadro faceva pena, quello lì, però l'idea mi è venuta lì, di girare le cose intorno. È stato l'embrione che ha fatto e nascere. E allora ho cominciato a girarle intorno a un punto, tutte le casine, le chiese, i campanili, queste cose, oppure intorno a un cerchio, oppure intorno a una curva di Fibonacci. Circolo di Fibonacci, la sai, e i numeri della serie di Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
insomma è così, e cresce esponenzialmente, si forma una, si allarga continuamente. Ho visto che viene bene, cioè mi è piaciuto e ho continuato. Quindi ha dato via una serie. Una delle poche cose che io ho fatto ripetutamente più volte, perché di solito con qualcosa la fo- mi piace o non mi piace, la volta dopo la fai in un'altra maniera. Se guardi i quadri che ho, vedrai che più o meno c'è. Infatti nella stanza di là si torna alla realtà con delle prospettive più, sì, perché più umane, diciamo. Ce l'avevo tanti da fare, da riempire tutto di quelle prospettive lì. Che questa mostra è nata in corsa. È nata in corsa, è nata per far vedere quadri con quel tipo di prospettiva, però se ce n'hai 10 non è che fa vedere grandi cose, no? Quindi allora fa, beh, però è una bella idea, perché comunque fai vedere il confronto. Fa vedere quello che com'è normalmente. Com'è, come e come viene sviluppata dopo. Ma ancora lo fa, continuo a fare per le prospettive normali, quando il posto, l'immagine voglio fare, me lo chiede, si fa lì. Insomma, no, vedi un'immagine, un campanile, una chiesa, Poi l'ho fatti molti in estemporanea, io ho fatto tante estemporanee, non ho mai vinto quasi nemmeno ti, una. Ti piace? Ti piace estemporanea? No, mi piace, mi piaceva perché permetteva di andare a vedere un altro posto differente, ho fatto tante in Umbria, in Toscana, in... Stare all'aperto, in contatto con gli altri pittori. Sì, vai all'aperto, vai, mangi fuori. Una volta, prima del Covid, maledetto, si andava a fare estemporanea perché c'era una festa del paese. Allora, alla festa, alla sagra del paese, c'era lo stand, una cosa che a noi pittori si dava, ti facevano mangiare, o no apposta, ma insomma, si mangiato lo stand, e si mangiava la colonna, perché mi piace mangiare, insomma, si vede. La bellezza di questa cosa è che andavo a mangiare la roba che c'era alla sagra, che era di solito molto buona, specialmente in Umbria, si mangiava benissimo, in Toscana. Ora, con il Covid, poi si portavano una borsina per panino, non ho quasi smesso di fare, però ne fa quasi più, perché... Insomma, se devi andare a mangiare un panino da solo, lontano a quell'altro. Ah sì, non è il caso. Che comunque l'arte è la vivi un po' come la vivo io, cioè amicizia con Greco. Certo, ma se da stare solo, insieme da solo. Non ho bisogno di estemporanea, ma da me, cioè. Infatti. Quando vuoi. Sì, ma anche quando sei da te, comunque qua vengano fuori l'arte la concepisci proprio come lo stare insieme. Sì, trasmettere. Certo, che sia soddisfazione. Sono fatti anche non solo in estemporanea, ma in un gruppo di 2, 3, 4 pittori. Che va insieme, sì, da parte ti metti lì a dipingere, la scusa e si va a mangiare qualcosa, fa un barbecue, poi si dipinge, prima si dipinge, poi si dipinge ancora e si sta insieme, si chiacchiera e quella è la scusa di tutto e si fa no, proprio come l'attendo io. Senti, io ti ringrazio dell'invito, l'ho fatto volentieri sti chilometri, e chi mi ascolta sa benissimo quanto mi costa fare i chilometri. So per venire qui perché non vedevo l'ora di conoscere. Quando mi hai scritto? Benzina. No, quanto mi conosca il termine di ansia. Sulla benzina no, non c'è problema. In termini di ansia, guarda. Io ti ringrazio tantissimo, grazie, e alla prossima volta spero di rivederti presto. Ciao Giancarlo e grazie.